E ora, come anticipato a inizio trasmissione, vi parleremo di Super GT, dove si è appena disputato il round di Suzuka, dove il nostro Ronny Quintarelli ha brillato. Però, come al solito, per farci un attento focus sulla serie giapponese, abbiamo in collegamento telefonico il giornalista sportivo Antonio Caruccio. Ciao Antonio! Ciao Francesca, buonasera! Buonasera, ti saluta anche il nostro Pietro Pecenini. Ciao Antonio! Ciao Pietro, ciao Ricky! Allora, Pietro arriva da delle belle soddisfazioni nel campionato LMP3 by Ultimate Cup, ha vinto a Magny Cours, vuoi dire qualcosa? Beh, bravo Pietro! Grazie Antonio, molto gentile! Intelligente anche Antonio. Intelligente anche Antonio, sì. Esatto, ho sentito che si parlava di intelligenza virginale, quindi non capisco bene la mia presenza in questo contesto, però insomma. Esatto. Bene, parliamo di Super GT, andiamo in Giappone. Eh sì, Riccardo, intelligente è stata anche la gestione di gara e del campionato di Ronny Quintarelli sino a questo momento, perché lo abbiamo detto anche nelle scorse puntate, la stagione del 2020 più di tutte sarà sicuramente complicata e particolare, perché è condensata in pochi appuntamenti su dei circuiti che ritornano in calendario. Il Super GT è infatti tornato a Suzuka, dove la pole position è stata un po' a sorpresa conquistata dalle Honda, che hanno conquistato la prima fila. Ma nel caso di ricordarlo, proprio di intelligenza, Ronny Quintarelli e il team Nismo sono riusciti a prendere la leadership della corsa, una gara che è durata ben 52 giri, che sul circuito di Suzuka sono un'infinità, e approfittando di un incidente di una bandiera gialla con la safety car sono rientrati ai box, hanno effettuato il cambio piloti e hanno permesso a Tsujo Matsuda, compagno di Ronny Quintarelli, di uscire in prima posizione, chiaramente al photo finish sulla linea del traguardo, proprio prima della ripartenza della safety car, e così è arrivata un'altra vittoria per Quintarelli, che è balzato in terza posizione di campionato a 45 punti, Riccardo, pensa, soli 2 punti dalla leadership di Tsuboi e Oshima. Beh, quindi sicuramente si prospetta un finale di stagione incandescente, Antonio, per quanto riguarda Super GT. Tiratissimo Riccardo, 4 equipaggi in 2 punti, Oshima Tsuboi in vetta alla classifica, Hirakawa e Cassidy con la Supra in seconda posizione a 46 punti, e poi pensa, appaiati Quintarelli, Matsuda, Tsukaboshi, Baguette e Sekiguchi e Fernandez a quota 45, 5 equipaggi in 3 punti. Insomma, quindi come si dice in questi casi, tanta roba. Pietro Pecenini, il campionato Super GT ti affascina? Beh, è un campionato fantastico, sicuramente con un livello molto, molto alto, e faccio tutti i miei in bocca al lupo a Ronny e al suo team di fare al meglio questo finale incredibile. Ecco, a proposito di Ronny Quintarelli, noi l'abbiamo ascoltato a fine gara, a te la parola Ronny, il nostro super plurititolato italiano. Ciao a tutti i tifosi italiani, sono Ronny Quintarelli, qui da Suzuka, dove abbiamo avuto la sesta gara del campionato Super GT. In questo fine settimana è successo qualcosa di straordinario. Dopo l'incidente nel Q1, nelle qualifiche di ieri del mio compagno di squadra, siamo partiti oggi in gara ultimi e con una gara fenomenale siamo riusciti a portare a casa la vittoria, un risultato incredibile. Seconda vittoria della stagione, e questa qua a Suzuka veramente dell'incredibile, inaspettata. Adesso con 2 gare al termine e con questo risultato siamo adesso terzi in campionato, solo 2 punti dai primi. Quindi si preannuncia adesso un finale di stagione veramente elettrizzante. Fra 2 settimane avremo già Motegi e ci prepareremo al meglio per lottare per il titolo fino alla fine. Grazie a tutti i tifosi che ci tifano per me, per noi dall'Italia, e tutti quelli che sono venuti qua a Suzuka a tifare per noi. Continuate a tifare per me e continuo a fare del mio meglio. Grazie a tutti, ciao!